Stefano studia quello che è bene meglio, studia quello che è da 40 anni o oltre, e ha detto Francesca l'emotività umana, e in pratica, nello specifico, anche un po' quella che è la sofferenza umana, dell'animo umano. Adesso cerco di fare come posso dire, un ponte con quello che faremo questa sera. Allora, durante il convegno, giusto per capirci, noi faremo due percorsi. In uno io mi occupo di comunicazione, quindi in sostanza l'utilizzo di quello che lui ha trovato in queste ricerche di quasi mezzo secolo nella comunicazione verso gli altri, quindi con le persone che abbiamo di fronte. E lui, poi ve lo farà vedere dopo, invece lui e Giulio insieme, perché lo assisterà, e faranno quello che invece è la comunicazione verso se stessi. Uno dice, cos'è che comunichi verso te stesso? Ma basta una banale frase, vediamo un po' di ricercare quando ti dici, basta, ho deciso, da lunedì faccio la dieta. Avete presente una frase del genere? A chi lo stai dicendo? Chi è il tuo interlocutore? Vedi, però mordi esattamente, vai a mordere le unghiette, le pellicine, quindi conosce questa frase. Adesso entriamo subito nel vivo della comunicazione. Questo è il tipo di comunicazione che trattiamo. Guarda, è l'occhio, hai visto come quando dico adesso entriamo subito, entriamo, ti dirò che è per il verbo che ho usato, che è entriamo. Ossia, in pratica, quando vado davanti allo specchio, ce la fai, dai che ce la fai, sei il migliore, ce la fai. È una comunicazione verso te stesso, in pratica. È solo che se partiamo già da un presupposto, che se te lo devi dire, già vuol dire che ci saranno ostacoli nel fare, se no l'avevi già fatto. Basta da lunedì la dieta. Da lunedì cominci, motivatissimo. Vabbè, martedì, tieni, esatto. Oggi cos'è? Siamo venerdì, esatto. Verso il mercoledì la giornata si fa grigia, magari ti gratifichi con un dolcetto, dici del resto, come si vive una volta sola, poi sì, ti comincia a dare delle motivazioni per no, è così, è così. In pratica, se dicessi questa frase, proprio perché l'hai. Proprio perché l'hai dichiarato lo fallirai. Proprio perché l'hai dichiarato lo fallirai. Ma non nel senso metafisico, cioè che hai invocato la maledizione di Tutankhamen. Semplicemente perché se io ho il bisogno di definire, dichiarare, eccetera, vuol dire che a monte è presente un vincolo che mi ha impedito di fare a suo tempo. Se no l'avrei già fatta dal sabato la dieta. Anzi, chi la fa? È come lo studente, adesso ho fatto questi corsi, li facevo Urbino, c'erano tutti gli studenti, come lo studente che dice basta, da domani si studia. E prende il libro, lo ricopre bene, tutto il set di evidenziatori della Stabilo nuovi, e i post-it colorati pronti per gli appunti, chiude le tapparelle, si è comprato la sedia ergonomica per stare al meglio, tipo qua dei game, si dà la sua orea così, e dopo 4 secondi la mente viaggia verso altre cose, perché se perché ti dico che fa questo e non come battuta, perché se ha bisogno di una grossa prigione, di un grosso allarme, cioè di definire tutte le cose in quel modo, vuol dire che sa che dall'altra parte qualcosa lo porterà via come attenzione. Magari il suo amico sta sotto l'albero ascoltando le cuffie e studia tranquillamente. È chiaro che serve, per carità, serve isolarsi, eccetera, però non a caso poi scattano dei meccanismi, quando non riusciamo a fare le cose, da soli scattano i meccanismi di delega, vale a dire vado dal nutrizionista piuttosto che vado dal personal trainer, eccetera. Una delega della serie mi aiuti da fuori. Poi Stefano chiarirà bene, questo giusto per introdurre quello che è la comunicazione verso se stessi, cioè in pratica una comunicazione a volte ostacolata. Ostacolata, cioè ci prefiggiamo degli obiettivi nella nostra vita, vogliamo fare questo come la dieta piuttosto che stare bene, eccetera, eccetera. E noi stessi troviamo poi degli ostacoli, creiamo degli ostacoli per far sì che questi obiettivi si allontanino e vediamo perché avviene tutto questo. Ma questo tipo di comunicazione quindi viene, come posso dire, viene, se ci facciamo caso,
Poi stasera è un workshop, non è una presentazione, quindi anche chi vuole scrivere qualcosa, vedo che siete dotati. E in pratica questa comunicazione viene fatta dalla mia parte logica che definisce un obiettivo, cioè adesso vado in palestra, adesso faccio la dieta, eccetera. Questi sono obiettivi prettamente dalla parte logica, razionale, e speriamo che la nostra emotività ci aiuti in tutto ciò. Questa è la parte curiosa. Io spero che la mia emotività mi aiuti a fare questo. Speriamo di andare a fare questo esame e di non essere emozionato, tanto per dire, dice lo studente, eccetera, eccetera. Quindi è una comunicazione efficace o non efficace, poi lo valuterà la persona che la fa, della parte logica o razionale, eccetera, nei confronti di una entità che viene chiamata istinto, inconscio, emotività, intelligenza emotiva, a seconda della corrente, che così per convenzione chiamiamola emotività. Ecco, quindi questo è il tipo di comunicazione che viene definita da noi intrapsichica, cioè quella che faccio nei confronti di me stesso, la comunicazione intrapsichica. Ed è una comunicazione anche di tipo a volte ricattatorio, cioè non posso lasciare alcune situazioni. Vorrei lasciare questa persona e non riesco. Si è allungato tutto. No, adesso, proprio, no, perché ho detto, no, è giusto, sei comodo. Però adesso provate a prendere atto che io butto lì degli stimoli, dico delle cose, e quando toccano l'emotività della persona ci sono, sì, esatto, ci sono proprio risposte. Hai battuto pure il piede. Ah, tutti questi segnali derivano dall'osservazione della comunicazione che hanno i bambini, che hanno i bimbi. Lui è un pediatra, soprattutto esperto di queste cose, quindi ce lo conferma. Cioè, ma poi, indipendentemente dal pediatra, chiunque ha un bimbo o ha avuto, cosa fanno? Quando sono arrabbiati battono i piedi, oppure i pugni sul tavolo. Quando hanno pianto si asciugano le lacrime così. Da grandi, quando gli dirai a qualcuno, gli dici: ma caspita, sei andata a trovare nonna al cimitero? Che se la persona tocca l'occhio, uguale, non fa così, non c'è, come se asciugasse una lacrima che non c'è in quel momento. Oppure, ne faccio un altro, quando prende il trenino, lo porta alla bocca, con gli oggetti li porta alla bocca. Da grande, quando una cosa gli interessa, porta una penna o un dito. Ho un dito, esattamente, ho un dito alla bocca. Cioè, sono gli stessi movimenti che. E poi adesso poi ve li faccio vedere anche su qualcuno qua. Sono gli stessi movimenti che vengono, come possiamo dire, contratti, non sono più espressi in modo così evidente. Però se li sai cogliere da fuori, dicono qualcosa dell'emotività interna. Ah, e infatti l'emotività, molti la chiamano anche io bambino. L'analisi transazionale chiama io bambino. A me piace emotività o istinto. Ora, questa è nei miei confronti, cioè la mia logica, ecco, basta, da lunedì studio, parla con la mia emotività, però è possibile pure attuare questo tipo di meccanismo, cioè di fronte a me ho un'altra persona, quindi Mario Rossi, il capo ufficio, piuttosto che mio figlio, o Roberta dei miei sogni, questo è indifferente, la mia logica, cioè, può parlare con la sua emotività. Ecco i due percorsi che facciamo. Beh, spiegato un po' a grandi linee quello che andremo a trattare, vi faccio vedere. Allora, se io parlo logica con la logica, è come se dicessi a una persona: scusa, io sono gentile, sono ben educato, non sporco, per dire, mi devi amare. Ho un buono stipendio, tutto sommato socialmente sono accettato, non capisco perché tu non mi ami. E questa è la logica che parla con la logica, dove 2 più 2 deve fare 4. Ecco, ma è andata sempre così nella vostra vita? E allora 2 più 2 in questo caso non fa 4. Non puoi chiedere a una persona, non puoi dire a una persona amami, gli puoi dire prendimi un bicchiere d'acqua e forse te lo prende, cioè è chiaro per educazione te lo prende, però non puoi dirgli a questa persona amami. Prova ne è che non so se vi è capitato, questo esempio lo faccio spesso, vi è mai capitato di
richiedere alla persona: ma tu mi ami? Oppure qualcuno ve l'ha chiesto a voi e istintivamente non vi veniva da dirgli sì. Uno, solo una persona, gli altri tutti amati in sala, no, due? Due persone. Tre. Beh, questo comincia, no? Cioè, prima guarda chi alza, poi dopo alzano tutti gli altri. Se siete capitato che ti muore in gola quell'anch'io, dici, io ti amo, però te non ti viene fuori, non ti viene da dire, oppure l'altra persona te l'ha detto. Allora in quel caso è perché la parte emotiva, la parte istintuale non prova quelle emozioni. Tant'è vero che quando uno dice ti amo, ma non ti amo dopo 2 anni, 3 anni, quello è un pro forma sotto il vischio. Io parlo del ti amo, quello bello iniziale, che non, quello che non ti puoi trattenere da urlarglielo. Non è mai capitato a nessuno qui dentro? Dai, non ci credo, è possibile. Siete. No, no, ma anche a te proprio di doverglielo urlare. Te lo scrivo su tutti i muri. Chi è che è? Giovanotti? Giovanò, cioè. Com'è? Non ho capito? Ah, ti è andata a buon fine. No, vabbè, ma mica devo andare male, aspetta. Cioè, non è che. Però voglio dire, non è che ti era stato richiesto. Ha aperto la finestra, l'ha trovato lo striscione, ti amo. Hai capito? Caspita. Vedi, vedi. Aspetta, adesso aspetta. La prima fase è sempre bella, dice. Cioè, esatto. Beh, perché. Vediamo anche poi di capire un po' perché. In pratica, in quel momento è l'emotività che urla, tant'è vero che spesse volte i migliori ti amo, ma io ti amo, ma io ti sempre vengono quando addirittura ci buttano fuori dalla loro vita. Sì, eh? Hai capito? Cioè, ma come? Ti ha buttato fuori e tu sei lì sotto la finestra, ti amo. Non gliel'avevi mai detto? No, esatto. Allora non è che la persona, brava, non è che la persona. Che cosa succede lì? La persona ti dà un servizio emotivo, inevitabilmente, un forte servizio emotivo, ti butta fuori dalla sua vita, e tu in cambio la gratifichi. Cioè, in quel momento faresti tutto per lei, le fai il regalo, le urli ti amo, eccetera. È curiosa come cosa. Ecco, diciamo che perché la stai per. Però indipendentemente dalla motivazione, cioè non è che stai lì a fare 2 più 2, non puoi fare a meno di. Lo sa bene lo stalker. Faccio adesso un esempio bruttissimo. Ah, certo. Sì, certo. Perché anche lì è un forte colpo emotivo. Dicevo, lo so bene lo stalker che non può fare a meno di, adesso non stalker quelli brutti, cioè voglio dire, lo stalker che comunque va a vedere sotto casa dell'ex, è capitato qui? Non lo direbbe nessuno, ovviamente. Però gli occhi, hai fatto sto sorriso, avanti, è venuto avanti col corpo, aspettavo un segnale, ce l'ho. Ah sì, proprio, ma professionista dello stalker, cioè. Ronda sotto casa, fatta? Ronda sotto casa, fatta? Un sacco di cose, però vedi adesso che accavalla le gambe, mi dice basta, è come dire basta. Però. Sì, è normale, adesso davanti tutte statue di cera, però chi se ne frega, adesso vedrai chi ti frega. Ma no, ma che paura sposta, cioè uno se è prurito, si e dicevi che l'hai fatto? Cioè in pratica sei. In pratica, testato fatto storica. Ah, beh, passivo. Ah, però vedi, vieni avanti. Cioè, è curiosa la cosa. Nel senso che. Complimenti, nel senso che sei una persona che evidentemente per far questo dai emozioni, perché a un certo punto quando chiudi il rubinetto mancano dall'altra parte e vengono a ricercarle. Ah, beh, no, cioè, ho capito, stai parlando in termini di relazioni. No, ma semplicemente per l'effetto, per l'effetto. Non, niente, neanche il caffè, invece, esatto, quello sto dicendo. Ossia, per
Perché l'emotività comunque è un po' l'istinto, ci governa, cioè la persona vorrebbe non... l'amico mio vorrebbe non alzarsi e andare a fare il giro con l'auto sotto casa, però non riesce a addormentarsi se non lo fa. Cioè, hai capito che, a che livelli? Non riesce a cacciare quel pensiero per il quale è costretto a rincorrere, e quindi in quel caso lì è come se questa qui guidasse l'auto al 90%. La logica cosa può fare? Beh, la logica cerca di razionalizzare il più possibile. Tant'è vero che è un po' come è stato definito questo processo, cioè della logica che cerca di razionalizzare, che succede? Ok, come dissonanza cognitiva, cioè in pratica quando l'emotività prende delle decisioni, la logica non può fare altro che accordarsi con queste decisioni, un po' come la volpe all'uva. Come? Brava. È più forte di me, non ne posso fare a meno, dice lei. Ma aspetta, anche nel verso, ma come? Come hai fatto a innamorarsi di questa persona? Cioè, è l'esatto opposto di quello che mi avevi sempre detto. Lo volevi con i capelli biondi come Thor e pelato, per dire una. Eccetera, eccetera, e lui, però ha due occhioni da cerbiatto. Cioè, glielo trovi il pretesto, il lato positivo? In quel caso lì, se l'emotività negativa è troppa, però di fatto vuol dire che la logica deve in qualche modo, ed ecco la sua funzione della parte logica, ha la funzione di arginare quelli che sono le espressioni dell'emotività. È un bene che sia finita, ti dice, è un bene. Guarda, alla fine uno così, meglio perderlo. Guarda che viene avanti, ma l'hai conosciuto allora? Cerca qualcosa, non è vero, era venuto avanti spontaneamente. Meglio perderla, ha fatto un tuffo, non l'ha trovata, è ritornata. Però, hai visto? Meglio perderlo che trovarlo, dice. Sì, però in quel momento in cui l'hai perso soffrivi come un cane, cioè, hai capito? Tu la stai rileggendo a posteriori la cosa. E quindi è ovvio che te la devi spiegare, ma pure sul tradimento. Ma non riesci a trovare la spiegazione? Cioè, di razionalizzare, ma non funziona. No, zero. No. Ma lo fai per te, per cercare di lenire. Certo, del resto non puoi stare... lasciando le chiavi della tua vita all'emotività, perché la parte emotiva, per la parte emotiva 2 più 2 non fa 4. Perché non è controllo, la razionalità è controllo. Ma per un motivo, ti dico, che noi definiamo così, poi vi ripeto, stasera prendetelo come un documentario, cioè tanto è gratuito, prendete le cose che vi piacciono, lasciate quelle che non vi piacciono, come se osservaste Discovery Channel sul buddismo, insomma, tanto per intenderci. L'emotività... scusate, la frase è: non è vero, non è reale l'oggettivo, è reale quello che ci emoziona. Per la persona è reale quello che ti emoziona. Cioè, tu ti puoi innamorare pure del tossico, tanto per intensi, perché pensi di puoi redimerlo, con tutto rispetto, voglio dire. Però chi è che ha tossito sul tossico? No, perché. Ah, lei, spioni però siete. Sì, 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 no, l'ho visto. Sì, questo voglio dire, adesso chi ha tossito, perché ho detto sta frase, ti puoi innamorare pure del tossico. In pratica ti darai le motivazioni, io lo salvo, eccetera, però in realtà la persona, siccome è ingestibile, ti fa emozionare. Perché in realtà ci agganciamo a quello che noi non gestiamo, perché quello che non gestiamo ci dà emozioni. E adesso arrivo all'assunto base dove volevo arrivare, ossia che l'emotività, si chiama proprio così, perché, uso un verbo inappropriato, attenzione, si nutre di tensioni, di emozioni. Sei lì che aspetti la notte quel messaggio, ma magari la telefonata. Magari, cioè una spunta grigio,
il messaggio non arriva, due spunte, ma non è blu, è sei lì che guardi, aspetti, fino a quando ti dai tutte le motivazioni. Ecco che lì scatta la parte logica che dice, tanto vabbè, è un posto dove non prende. Hai capito? Brava, sarà occupato. Tanto per forza devi l'ha letto senza tutto. Ma chi se ne frega, perché tanto ormai il processo è avviato. Tu sei lì con gli occhi aperti, ore 2:57 di notte, che stai aspettando che diventi blu. Lo vedi? E scatta, per esempio, un aspetto reattivo. Adesso hai detto, no? Lui dice, stronzo, scrivi. Ma anche il femminile è uguale. In pratica scatta un aspetto reattivo, cioè apparentemente stai odiando sta persona in quel momento, ma se ti dicessi che invece appena la persona chiama, insomma, è partita la lingua, allora ho 12 decimi, lascia stare, lo prendo subito, vuol dire che sta fase di attesa lui lo prende, cioè si può anche arrabbiare, ma lui lo prende, cioè se lo devo agganciare, lo devo far aspettare, me la gioco così già. Non lo conosco, non ci conosciamo, chiunque di voi gli do già una dritta. Perché ha leccato le labbra, ha fatto quello che noi chiamiamo il linguino, non è così. Oltretutto il labbro superiore, adesso io potrei anche inventarmeli tutti questi qui in questo momento, no? Tanto uno dice io non li so, però peccato che là ci sono dei libri, oppure ci sono anche gli allievi così, dove sin dal 1978, bene meglio, li ha già codificati tutti questi segni. Quindi quando si parla di relazioni, troverete nel libro che la lingua va proprio sul labbro superiore. Ah, aspetta, poi, ma neanche cito bene meglio. Vi ricordate, come si chiama? Paolo Fantozzi? Quando c'era qualcosa... Vi ricordate dove andava? Subito. Istintivamente, oppure quando c'erano quelle... Adesso non ci sono più perché c'è il YouPorn, eccetera. Però c'era quei canali dove davano l'892, 794, 562 mi sembra, che c'era le centraliniste che inquadravano, che si facevano i numeri a pagamento. Adesso tutti i maschi fanno cosa? Non mi ricordo. No? Però non hanno capito cosa sto dicendo, hanno capito. È tutto finto, hanno capito. Inquadravano il viso e facevano... Sempre labbro superiore, perché ha a che fare con la passione, le relazioni. Hai capito così, eh? Però è veloce, era veloce come prima, velocissimo. Ai nostri, ovviamente, è uno spot. No, sono i nostri. E quindi è un linguaggio che parla, in sostanza, che parla l'emotività, un po' come parlasse l'inglese o il tedesco. In sostanza utilizza, al posto delle parole, utilizza dei gesti che esprime, non solo, utilizza anche delle parole nei lapsus, per esempio, nel tipo di vocaboli che sceglie, l'istinto fa anche capolino in questo, però fondamentalmente il linguaggio dell'emotività utilizza dei gesti, che sono quelli che vi dicevo, che richiamano quelli dei bambini, ci sono dei segnali che dicono mi piace, dei segnali che dicono non mi piace, eccetera, istintivamente. Ora, ve ne dico qualcuno, così già subito potete usarli. Mi raccomando, di tutto quanto vado a dire, tanto è gratuita serata, non credetemi, però facciamo un patto, li provate, quando è domani o stanotte, stasera, insomma, con i vostri amici, con i vostri partner, con i vostri genitori, uguale, provate a fare le cose che vi dico di fare, guardate se ci sono esattamente i segnali che vi dico, e a quel punto traete le vostre conclusioni. Cioè, la cosa peggiore che può succedere è quella di rendersi conto che abbiamo avuto delle persone vicine per 30, 40, 50 anni e siamo riusciti a parlare con queste persone un tipo di linguaggio che ci dichiara, al di là delle parole che dicono, la reale esigenza che hanno. Perché dico al di là delle parole che dicono? Perché giustamente gli educatori, i maestri, i genitori, ti hanno insegnato un linguaggio formale. Se ti serve qualcosa, basta? Lo sapete tutti? Allora mi chiedo, ma è andata sempre così? Ti serviva qualcosa, basta chiedere? Quando eri adolescente, pieno d'ormoni,
Gratta, si fa esatto. Quando era scente pieno d'ormoni, se ti serviva qualcosa bastava chiedere? Magari, no? Questo è. Finché sei bimbo, per l'amore materno, è un po' per viene secondato. Allora, guarda, il primo proprio step dell'assecondamento, se possiamo chiamarlo così, è tu nel ventre materno. Tutto quello che ti serve, tutto, in tempo reale, connesso come se fosse veramente un computer, connesso. A un certo punto la connessione finisce, 9 mesi, finisce. A quel punto ti trovi fuori a dover comunicare con l'ambiente, non è più in tempo reale. Cioè adesso hai fame, piangi, oppure hai bisogno della persona, piangi. Arriva la persona, smetti di piangere, vieni coccolato, smetti. E poi, curiosa come cosa, bellissima, che se prima sei dentro il ventre materno così protetto, poi te lo ricerchi fuori questa protezione con stando attaccato al genitore. E guardate che succede quando stai attaccato al genitore: all'inizio ci stai dalla punta dei piedi fino alla testa. Chi ha un bimbo piccolo? Non qui, cioè a casa? Nessuno? Ah, bellissimo. Una volta, vabbè, ok, va bene, bene, vale lo stesso. E lo culli, punta dei piedi e testa, poi a un certo punto lo giri qua, la testa si stacca, guarda il mondo esterno, eccetera, poi comincia a muoversi, vuole andare giù, e poi manina, e poi si stacca, indipendente. A un certo punto, attenzione, guarda tutto il passaggio, a un certo punto questa persona trova qualcuno e incomincia, manina, la mano sul tavolo che si intreccia le dita, quando... Guarda che ti gratti la testa su questa. Sei romantica, porca miseria, quanto sei romantica da matti. Mani che si tengono, poi col piede, poi bacio, poi abbraccio, poi farà l'amore. Di nuovo tutto il corpo di nuovo nel fare l'amore. E poi piano piano la coppia, l'ha detto lui, scoppia. Perché sennò mi dicono sempre, ah, sei cinico. No, adesso l'hai detto te. E la coppia scoppia. Ci sono delle fasi, le chiamo così. A un certo punto, e guarda cosa va a finire in una coppia: il toccamento. E di nuovo li vedrai che non si toccano più sul divano, uno da una parte, uno da, anzi, uno di sopra, uno a vedere la Champions di sotto. Ma magari fosse la Champions che guarda. Al massimo, braccetto, ronda borghese della domenica. Il toccamento è finito di nuovo, non c'è più il desiderio, addirittura si arriva all'eccesso. Siccome non puoi abbandonare ormai quello che hai creato, adesso poi c'è tutta una abbiamo tutte le fasi studiate su questo, sei costretto a stare e addirittura è possibile che arrivi al punto in cui ti dà fastidio la presenza di quella persona vicino. Lo so, a voi non vi è mai capitata questa cosa? Sì. Guarda, i due maschietti come sì. Ti dà fastidio la presenza di quella persona vicino? Sì. Sì. Arrivi a simulare di dormire. Ti viene il mal di testa. Mal di testa, bravo, esatto. Mal di testa da una parte, lei, fingere di dormire come un sasso, lui. Non vuoi più quel contatto. E di nuovo si ricomincia, contatto, di nuovo, mano, pam, via, e così via. In sostanza, guardate un po'. Ricomincia con un altro? No, con un altro. Ma poi non lo so, ognuno fa secondo modalità. Però di fatto, sei partito dal totale accudimento e lì era facile avere quello che ti serviva in tempo reale. Fai un capriccio in tempo reale, delle volte ti hanno fatto pure aspettare, fai un capriccio, arriva la mamma, piangi, ti dà il latte, poi ti accudisce, troppo, poco, sono tutte le fasi che studieremo, il fatto del troppo poco genera nelle persone un maggior aggancio al desiderio oppure un maggior aggancio nel possesso, nella vita poi adulta addirittura. Le figure d'attaccamento, cioè sai, la persona che ha avuto un po' troppo nella prima fase, abbiamo riscontrato che poi nella vita adulta tenderanno, siccome gli è stato ucciso il desiderio dandogli tanto, tenderanno ad agganciarsi al desiderio.
ad agganciarsi al desiderio, cioè in pratica, faccio per dire, passano 4-5 volte davanti alla vetrina, guardano su Google gli oggetti, se li studiano bene prima di passare, si infertizzano tantissimo, pensano a quella persona, invece di andare a comprare, invece di andare a sedurre, invece di andare subito al sodo, creano delle condizioni affinché l'oggetto del desiderio si allontani nella loro testa dei vincoli e degli ostacoli, finché arrivano a un punto in cui vanno poi direttamente ad acquistare, però ci mettono un po' di tempo. Altri che invece hanno avuto poco nella prima fase e quindi gli è stato ucciso il possesso, vorranno il possesso immediato delle cose, non aspettano, partono in quarta, però viene avanti, partono in quarta, cioè, hai capito? Vuol dire che ti manca un po' quella cosa. Scusa, come ti chiami? Come? Jelena. Curioso, non l'avevo sentito, però bello. Perché non l'ha avuto prima? Sì. Chi ha avuto prima? Troppo prima vuole desiderare, cioè il fine è desiderare in sostanza. Per cui c'è una velocità diversa. Molto diversa. La capisci questa cosa? Molto bene. Però a questo punto... Il rapporto non funzionava. Aspetta, ci sono... Ci sono, no, ma poi non la darei come regola, cioè sono delle calibrature, esiste in sostanza, possiamo dire, Leopardi, faccio per dire che l'ha guardata tutta la vita alla finestra, esatto, ma lui l'aveva già scritto, aveva detto che era più bella la sera, no, come dici, il sabato del villaggio, cioè il giorno prima della festa addirittura, c'è tutta la preparazione, esatto, e altri che invece si fanno pochi vincoli, in pratica... Come devi dire com'è che quelli veloci si mettono quelli lenti, spiegamelo. Perché sono perfetti, perché è perfetto l'aggancio. E perché allora? Vabbè, basta. Ma perché? Hai capito? No, dillo, vero, perché si è presa? No, è perfetto quell'aggancio. Vero che è perfetto, ma non capisci un cazzo. No, dice, è vero che è perfetto, ma lui non... Ma tu che parte sei dei due? Secondo te? Veloce. Ma scusa. Quella veloce? È certo, una Ferrari, certo, sì. Ah. Però invece, Jelena a questo punto, perché eri venuta avanti, riconosci, come posso dire, riconosci un vantaggio a chi ragiona un po' meno e parte in quarta. Tanto per, e capisci che sono mordicchiamento del labbro sotto, vedi? Certo che ho un vantaggio, però poi. No, aspetta, lei. Noi abbiamo la responsabilità di rallentare perché loro non riescono ad essere più veloci. No, ma è proprio caso diverso. Si vede che comunque. Si vede che Jelena un po'. Jelena un po' riflette prima di passare all'azione. Perché? Vi dico perché? Perché quando parlavo degli altri, di quelli veloci. Lei era venuta avanti, però questa persona viene avanti, cioè la emotività sua si aggancia su quelli che prendono decisioni più velocemente. Rispetto, e quindi vuol dire che gli riconosci qualcosa di positivo, e se gli riconosci qualcosa di positivo, se noi riconosciamo qualcosa di positivo a un altro, vuol dire che quel qualcosa ci manca. In altri termini, anche lei a questo punto, se la voglio agganciare, devo farla desiderare tanto, perché così va a riflettere. Sarò mica io sbagliata, tanto per intendere, e se accendo questa cosa si aggancia con qui, ma si parla, attenzione, pure il figlio che vuol farsi aumentare la paghetta è la stessa cosa, non c'è una un fine, qui si può usare a 360 gradi. Guarda, voglio fare una cosa, mi aiuti un secondo, Jelena? Ma dove, italiana? Ah, ecco perché. Cosa hai fatto crollare tutto dopo questo? L'emotività. Allora, guarda, ti porti un po' da così, bravissima. In centro, guarda, ti metti così, come dall'oculista, presente? Perfetto, guarda, ma è solo un test che facciamo. Guarda, guarda qua un secondo. Adesso faccio questo, io dico delle parole. Allora, sappiamo, prima l'avete sentito da me. Questa cosa che il corpo ha degli spostamenti, che si muove in avanti, dietro, la persona si oscilla, ha delle oscillazioni. Ora proviamo a fare un piccolo test, poi dopo
lo faccio anche sui altri. Guarda, Elena, adesso dico delle parole, tu semplicemente ascoltale, poi vediamo cosa loro cosa. Sì, sì, tu ascoltale semplicemente, così in modo rilassato. È come se io le dico, in pratica, tu, io e te aspettiamo che risposta naturale del corpo. Quindi dico la parola difficile, difficile, osservate, difficile, difficile, difficile. Voi riuscite a... Bravi, caspita, che avete vista. Su difficile, capite adesso perché... Ed è coerente, no, no, vieni davanti. Vieni avanti, aspetta, facciamo il contrario, no, perché... Perché vieni avanti? Aspetta. Dopo ce lo dice, perché se lo dice adesso lei rimane influenzata. Okay. Ah, vedi, già tutto preciso. facciamo il contrario. Facile, 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 facile. Bravi, bravi, siete veloci. Io non lo dirò, adesso io non lo dirò, se io non lo dirò, ditemelo voi, perché se no, se lo dico io non conta mica. Allora, hai capito? Hai capito? Sì, te lo spiego adesso. No, lo fai con me? Sì, sì, prima sì. Prima di spiegarlo? Certo, con tutti. Aspetta, aspetta, aspetta. Se ho tempo, con tutti. Vabbè. Però il punto è questo. Ti dicevo, per quello che dicevo prima, che corrisponde, perché se dico la parola difficile, il corpo si porta avanti, vuol dire che si aggancia sulle cose un po' difficili. Quindi, dicevo di lei, riflette, ci pensa, eccetera, sulle cose facili si sgancia. Guarda, brava, appena hai visto che quando non ci sta dentro subito lo fa? No, ma è facilissimo sto linguaggio. Voi parlate con le persone, quelle si muovono, non lo sanno, e voi prendete delle informazioni che poi usate, ma sui figli, sul capufficio, mica solo sul marito, la moglie, cioè su tutto, hai capito? Basta che mettere lì la parola e vedere che segnale c'è, ce ne sono degli altri oltre a questi, questi sono quelli che oggi usiamo in comune con noi. E dicevo, in pratica, come la uso questa cosa? È facile, facile. Vedo subito se risponde. Ah, beh, ma dopo questi sono... Ah, anche proprio l'espressione, dopo quelle cose lì noi le guardiamo poco, noi guardiamo proprio questo corpo che oscilla, eccetera, però mi dice che in pratica anche lei, se va avanti su difficile, anche lei la devo fare un po' aspettare sul raggiungimento degli obiettivi. Oh, sospiro, istintivo, sospiro indica il vincolo e l'ostacolo. Mia nonna diceva chi sospira spera. Però di fatto indica il vincolo e l'ostacolo, ossia laddove c'è difficoltà nell'ottenere qualcosa, quindi non subito la cosa gratis, facile, eccetera, eccetera, vedi, eccola qua, c'è l'aggancio e allora glielo devo dare il vincolo, cioè se io non glielo metto questo vincolo, lei non mi calcola. Cioè se non è una roba difficile io non ci vedo. Ma ti sei anche mossa le labbra? Ah, io non l'ho visto. Se non è una cosa. Non solo, ma aspetta, non solo se non è una cosa difficile, anche pure banalmente tu aspetti la telefonata dal tuo lui, dato lei, non so io. E a quel punto lui ti dice: guarda, alle 18 ci sentiamo, alle 18. Tu sei lì che aspetti, lui lo sa questa cosa? 18.05, 18.10. Cosa fa? Mi fa un mazzo così. Ah, lui? È lui, su lui? Non sapevo. No, ma tu adesso, anzi, ti amerà di più. Non so come gode. Erezione del piede. Ti amerà di più. Ti amerà di più. Ma se sei innamorata, si vede che un po' lo fai istintivamente. Non so che cos'è qua dietro. Ah, è la macchinetta. Se sei innamorata, si vede che lo fai istintivamente un po' sto gioco. Di fatto, però anche lì, anche per obiettivi, ecco, insomma, se c'è un po' di ostacolo, vincolo, un qualcosa che ti piace tanto, che desideri, su cui ci hai pensato molto, eccetera, un vestito, può essere un'automobile, un iPhone, qualsiasi cosa sia, una casa. Attenzione che è lì, l'ha lanciata, L'ha lanciata, gli cade tutto, è ovvio che... Io avevo calibrato un iPhone, una gonna, ma è un bauletto di Louis Vuitton, invece è una casa lei. No, ho capito, per dire, insomma, caspita, quindi ci stai pensando, stai cercando, è tutto quanto. Perfetto, quello è il sogno nel cassetto, tanto per intenderci. Sì, però.
Attenta perché la struttura è come la tua, la struttura è come la tua, e tendono, adesso ti dico la frase, tendono a rendere facile e difficile attraverso l'inutile a volte. Senti questa frase, rendere facile e difficile attraverso l'inutile, cioè mettere, piuttosto che passare all'azione, procrastinare un po', razionalizzare un pochetto le cose, dove, laddove un po' di decisionalità basterebbe agire. Hai capito? Però siccome il funzionamento è quello, io devo impedirle l'azione per agganciarla. Contrario. Cioè, capite un po' il funzionamento? Ok, ti ringrazio, Elena. Perfetto, A te perché cade tutto. Esatto. Insomma, sono proprio due strutture, già subito che... Vediamo. Oh, chiaro che non è che puoi mettere il capo ufficio in piedi. Avanti. Hai visto come hai aperto le gambe, sei venuto avanti. Posso farlo su di te, se ti va, eh? Come? È lui il capo. Ah, addirittura? No. Lui è lui è il capo, in sostanza. È il capo, no, ho capito. Se ti va, come ti chiami? Massimiliano, perfetto. Guarda, faccio vedere, così lo vede anche Elena. L'ho fatto con due parole, come era? Facile e difficile. Quindi, ma voi tornate a casa, alla persona potete farlo così, mettete in piedi e farlo, oppure addirittura dirlo... disseminato nel discorso, usare questi aggettivi, ma indipendentemente indicano semplicemente un ostacolo oppure la privazione di un ostacolo. Guarda qui adesso per Davide, guardate un po', facile, vediamo un po', facile. Ah, ma tu ascolta, eccolo qua. Che cosa? Perché tu aspetta, perché tu annuisci, però si vede proprio dal corpo, cioè in pratica lui ha una risposta contraria a... Cioè, dimmi, stavi andando in avanti, si vedeva, caspita, si vedeva. E allora facciamo il contrario, guarda qua, difficile, vediamo un po', difficile. Cosa fa? Lo vedete voi? Sì. Queste adesso sono le due parole, però vediamo un attimo di giocare un po' su questo. Ascoltami semplicemente, è facilissimo questa cosa. Allora, vediamo un po' la parola tradimento. È già partito. Tradimento. Dove va? Riuscite a vedere? Indietro. Indietro, bravi. Tradimento indietro. Ora, tu in ogni momento mi dici privato, fatti, cioè, tranquillamente. No, nel senso... Perché dico lì le parole chiave, quelle forti, vediamo un po', coccole, guarda, hai visto che roba? Hai visto? Su coccole lo agganci, stavo per dire sesso, però mi è venuto così stasera, basta, hai capito? Mi è venuto coccole subito agganci, a questo punto se su coccole lo agganci... Aspetta Davide, adesso ma subito lo porto giù, guarda qui un secondo, voglio far vedere una cosa, faccio un gesto con la mano che è quello che le persone fanno quando parlano, avete visto quando le persone fanno così quando parlano? Lo faceva Funari, lo ricordate? Sì. Amortazza, faceva... Ok, lo metto di fronte agli occhi di Davide in questo modo, dove va? Porca miseria, rifaccio rivedere, Madonna. Ma che roba! Allora dici, sarà la mano che attira, non lo so io. Prova a cambiare e a togliere modello Funari e a mettere modello Gruber. La persona che fa, sia chiaro una cosa ragazzi, avete visto quando uno tiene il dito così? Sia chiaro una cosa. Com'è? Non ho capito. Ah, l'hai classificata direttamente. Non la conosco, la saluto anche. No, non so. Però di fatto, allora Obama, diciamo, voglio dire, ce ne sono diverse. Hillary Clinton, quando parla. Chi? Anche Trump. Bah, Trump, mostruosamente. Aspetta, guarda, faccio il contatto. Aspetta, sta a vedere. I neutri, voi guardate lui, non guardate me. Caspita, faccio questo e lo porti. Insomma, non è la mano a questo punto. Ah, ne ho un altro in canna. È okay, questo. Dio, che quando ti vendono, quando
sia chiaro che qui dentro cerchiamo al massimo di aiutare tutti. La televendita, Mastrota che parla di Amiflex, così lo metto di fronte al suo viso in questo modo e vediamo un po' se c'è una risposta. Non c'è, perché però anche questo, hai visto che storia, tira un po' di più questo, tira, però anche questo ha una sua risposta. Insomma, in pratica, parlare modello Trump, per dirne una, con lui non sortirà quell'effetto eccezionale di aggancio. Però mi dice anche una cosa, aspetta, se, certo, è certamente. Sì, brava, non l'ho detto, la dici tu. Andare indietro rifiuto, andare avanti mi aggancio. Ferma, come ti chiami? Ferma così. Nadia. Sei mossa. Guarda Nadia, Nadia stava così, l'hai visto? Così. Guarda, guarda, faccio Nadia con lui, mi metto così, faccio vedere il dito in questo modo. Osserviamo Davide, tu guarda semplicemente, guardalo. Adesso cade. Adesso aspetta, guarda quando cambio, Nadia. Incredibile. Lo vedi? Oh, cambio la posizione, cioè vuol dire che se io vado da una... Ferma, così, così, lo faccio uguale, che è sempre questo, ma questo qui è il post, è il volantino, questo è il poster. Metto così, guardalo come lui scosta. Attenzione, le faccio vedere, l'aspetto così mussoliniano in questo modo, indietro. No, non cade, stai vedendo. Adesso non ho la cravatta, sta neanche. Addirittura a seconda di dove tocco, perché poi qui ci sono, questo è tutti gli studi di Stefano. Guarda come, avete visto che... caspita, sono andati avanti. Rifaccio vedere, cioè sto lì. No, no, questa è proprio farina del sacco di questo ricercatore italiano, eccetera. Anzi, vengono dall'estero anche convegni, eccetera, a conoscersi. Addirittura da dove tocco il naso piuttosto che il petto, eccetera, indica se una persona ha molti scrupoli di coscienza, se razionalizza molto ed altro. Adesso poi non mi dilungo. Grazie mille, intanto. Ma lui dice andando in avanti, ma un altro andando indietro. Ah, sì, sì, brava! Tu è totalmente soggettiva la cosa, tu lo fai nei confronti di una persona che ti sta a cuore, cioè dove tu vuoi ottenere un consenso. Ovviamente il modello è questo, cioè io voglio ottenere un consenso a senso da questa persona. Per farlo devo vedere dove... Ma attraverso lo linguaggio del corpo capisci che tipo di persona è? Ci sono degli schemi già, ci sono delle tipologie, bravo, tipologie comportamentali, okay. però detta così non ha quel fascino, perché è una necessità di tutte le scienze tipizzare, pure dell'antropologia, dice l'uomo e la donna, ma anche l'entomologia, gli insetti, 8 zampe 6 zampe, cioè ogni scienza lo fa. Quindi noi abbiamo classificato, ci sono 16 modelli, chiamiamoli in questi termini, ma la cosa importante non è quella. La cosa importante che riteniamo, adesso che fa poi il salto a quello che poi vedrete con Stefano, è questo, che l'emotività va a parlare un linguaggio, si aggancia laddove c'è stata un po' di tensione. Cioè quando uso questi modelli comunicativi, questa è la mamma, così è il papà, l'aspetto fallico piuttosto che insomma anche il triangolo che viene, noi lo chiamiamo così, richiamano dei modelli, e questi modelli possono averti fatto male, possono averti accudito, quindi lenito delle ferite. Insomma, cerchiamo di, in questi modelli comunicativi, di ricreare quella tensione, perché quella tensione in un momento particolare della nostra vita è rimasta bloccata in noi. Adesso vi faccio questo esempio. Noi parliamo di comunicazione. E c'è qualcuno che mi sa definire bene la parola comunicazione? Anzi, lo scelgo io qualcuno. Guarda che roba. Cioè, capito? Hai sentito che tensione? Te guardavi da un'altra parte, lei scriveva che non ti stavo dicendo niente, le persone guardavano per terra. Vi è sembrato un po' la scuola? Sì. Giusto? Interrogato. Ha fatto quell'effetto? Però quanti anni avete?
non è la scuola, è gratuito. Chiunque di voi poteva dire: senti, io in questo momento sto male così, in questa tensione che tu mi crei, Massi, io prendo e me ne vado. Ma l'avete fatto? Ah, ma per educazione, eccetera. No, se vi dicessi che è perché a quell'età, e avete fatto scuole elementari 5 anni, medie 3 anni, magari superiori 5 anni, 5, 5, 10, 13 anni, lascia stare l'università, lascia stare l'asilo e l'università, 13 anni di questo condizionamento. Una persona apre il registro, scorre, tu sei lì tutte le mattine, non sai se tocca a te o non tocca a te. Non puoi dire me ne vado, devi stare. Allora si chiama posizione ortostatica, cioè una posizione in cui tu non puoi buttar via quelle tensioni. Quindi la società ti ha impostato quello, cioè vai a scuola, aspetti lì che sia il tuo turno dell'interrogazione. E ti entrano delle tensioni. E tu sei costretto a prendere tutte queste tensioni e tensioni. Vieni qua 30 anni dopo. Serata, ci divertiamo, è caldo, serata estiva, andiamo a sentire l'emozione rubante, così. Ah sì sì, ho capito. Quindi se uno fa così, se uno fa così, fiora forte, adesso lo uso, cioè. A un certo punto, tutti seduti, mi metto qui e dico: adesso in una frazione di secondo io vi do la tensione, si fa da tensione il contrario a posizione ortostatica e restate lì. Ortostatica. E bloccati lì, e avevate, perché questa è la cosa bella, lo uso spesso questo esempio, avevate le stesse modalità regressive di quando si è a scuola. Quando si è a scuola una persona guarda e l'altro guarda per terra, così non mi chiama. Sì, ma sono passati 30 anni, 40 anni sono passati. Qui c'è gente, capi, dirigenti, laureati, tutto quanto, posizione, a un certo punto fingi di scrivere. Guardo il compagno. Sì, no, ma non lascia stare, è un esempio. Hanno fatto il terrore per 13 anni su di noi. Hai capito? Sì. E quindi? Sì, la comunicazione basata su questo, in posizione, e ti blocca lì. Ecco che la persona ti dice, ma è quell'attorio, però questo modo che usano, puoi chiamare, quali sono termini che ti devo dire, quali sono dei termini, però di fatto la curiosità è questa, che viene, si ricrea in una frazione di secondo una posizione ortostatica da un momento, e allora nella tua vita arriva una persona, ti rifiuta. E tu cominci a trovarla significativa quella persona, ti condiziona, per esempio. Ti dice quella cosa che non te l'aspettavi, ti colpisce qua, ti blocchi. La prima cosa che ti senti a livello fisico, che ti blocchi, sta succedendo questa cosa. Perché succede questo secondo tempo del film? Perché qualcuno ha impostato il primo tempo. Se no il secondo tempo... A Mowgli, se c'era Mowgli in sala, e io facevo la gag, Mowgli è quello che è cresciuto in azzurro, e io facevo la gag, lui si guardava intorno, diceva una cosa... Perché non ha avuto mai il primo tempo. Non posso condizionarlo sulla scuola, Mowgli. Non posso condizionarlo sul timore di essere rifiutato da un genitore. Non posso condizionarlo sulla competizione scolastica con gli altri, che poi si riverserà nella competizione in ufficio con i colleghi. Perché non le ha avute. Ma a me sì. A me può essere, io posso essere condizionato, perché le ho passate tutte quelle fasi. La prima fase col genitore 0-5 anni, 5-10 anni il periodo di socializzazione nelle scuole con gli amichetti, che vedo i genitori degli altri che sono meglio dei miei, eccetera, eccetera, e poi quello ormonale dopo, quello dove vengo condizionato sulle scelte. E nella vita adulta succederà di nuovo questo. Arrivano persone, io mi ricordo questa cosa che una persona, io chiedo il resto in un negozio, ma non avevo da cambiare, questo mi guarda e fa... Per lì mi sono sentito un po' in colpa, avevo io la banconota, sono un po' in colpa, mica ho pensato 2 più 2 fa 4, Massi, cioè tu il tuo lavoro, cambiami se so io cosa ci posso fare, cioè la razionalità avrebbe detto: ma scusami, sei tu che devi vendere? No, ma è bastato così, lo sguardo, ha preso, è mio padre, punto, tuo padre. Non lui, cioè, nel senso, è come l'interrogazione, me l'ha ricordato, non lì per lì, no, però quell'effetto è come qua, ci fa diventare significativi chi poco prima non era significativo per niente.
in una frazione di secondo. E poi quando diventa significativa la persona, tu non avresti mai immaginato di innamorarti di quella persona, ecco che dopo in un attimo diventa l'individuo che detiene il potere comportamentale su di te. E lì la parte logica deve seguire, l'esempio che ho fatto prima, la parte logica deve andare a seguirti, cioè non avrei mai pensato di innamorarmi di una persona del genere, io aspiravo al principe azzurro e questo era il cavallo del principe, hai capito? Sì. Forse stai toccando un tasto, sto toccando un tasto, ma ne tocco molti di questi tasti, è solo perché questa persona è stata brava, ha toccato quel primo tempo del tuo film, e quando facciamo queste stimolazioni, ecco, vedi, hai visto subito? A me prudeva il naso. Ti prudeva il naso, porca miseria. Basta, hai ragione, l'accetto. Però se ti dicessi così, prendila così questa cosa, che ti ha partito il prurito al naso perché ho fatto questo gesto alla mastrota. Ti è partito il prurito al naso perché ho fatto questo gesto alla mastrota. Vado a dire, me la gioco così, No, il prurito al naso è quando una cosa non ti piace. I bimbi, quando... Se hai detto ce l'avevo, quando gli dai il plasmon al merluzzo, guarda, hai visto? Alla faccia, stai simulando? Sì, bravo, stai simulando, perché dicevo c'è un problema con il plasmon al merluzzo. Glielo dai, quello va indietro, tiene la manina, fa così. È la stessa cosa, da grande non fa così, da grande, è uguale. Te lo fai ancora. Sì, è questo, perché proprio per questo tipo di segnale che fai, cioè che dice non mi piace. In pratica faccio vedere un segnale, e poi dopo c'è la spiegazione di tutto questo, ma stasera diventerebbe noioso. Però so di fatto di non farlo con lui e di non utilizzare il comportamento che utilizzano le persone che fanno questo, perché c'è un comportamento dietro, che noi chiamiamo comportamento egocentrico, di non utilizzarlo nei suoi confronti. Insomma, è una delle 16 classificazioni che noi facciamo. Volevo vedere però ancora con qualcuno, ti va di aiutarmi? Sto scegliendo random. A me non piacciono quelli che quando parlo mi puntano il dito con lui, sempre. A me? Sì, lei la ragazza, sì, se ti va. Ascolta, vai. Oh, caspita, vieni. Volevo aggiungere due riflessioni su queste cose qua. L'importante è la risposta, la gestualità è immediata. Ah, certo. Non bisogna aspettare due ore. La risposta è subitanea, proprio. Seconda cosa, se voi badate ai gesti che fate voi in risposta al vostro interlocutore, conoscete voi stessi. Esatto. Perché ho reagito così quando questo mi ha puntato il dito, per esempio, tu lo stai dicendo? Perché ho fatto questo quando... E questo è quanto può essere utile anche per conoscere se stesso. E infine un'altra annotazione interessantissima è quando c'è discrepanza tra i gesti che uno fa di gradimento, di rifiuto, e quello che uno dice. Assolutamente. Questo è il modo per scovare le bugie che le persone ci dicono. Si chiama ascoltare, però. Si chiama? Dual bind. Ma non lo so, te mi hai sentito questo termine? Dual sta per doppio, però non lo so. Tu, per esempio, dici... No, ma certo, hai ragione. Ah, sì, che va indietro. Dici una cosa, ma col corpo... Brava, bravissima, questo, intendiamo questo. E questo scopre le bugie. Ci fai l'esempio? Sì, guarda, ti posso fare l'esempio di una mia amica, di quanto mi è capitato a una cena di Capodanno, quando il padrone di casa ha preparato lui tutto il cibo che bisognava, ma perché la moglie si disinteressa della cucina. A un certo punto porta in tavola un arrosto che era asciuttissimo, cioè la mettevate in bocca e si sentiva... Però. Ecco, e la moglie gli ha detto, ma cosa hai fatto? Ma guarda che schifezza che dai ai nostri amici, eccetera, eccetera. Benissimo. Questo qui ha abbassato le orecchie e ha detto zitto, poverino padrone di casa. Poi uscendo, a una delle nostre amiche, lui fa, ma era così cattivo il mio arrosto? E questa fa, no, buonissimo, buonissimo, buonissimo.
Ora, per fortuna lui non conosceva il linguaggio non verbale e quindi l'ha presa come così, una assoluzione al suo errore. Però in realtà chi l'avesse conosciuto questo linguaggio non verbale avrebbe capito che stava dicendo una bugia bianca, che come si usa dire, però ci sono anche le bugie nere. Eh sì. E in questo senso qua, classico, semplicissimo, sai il classico CIRSA, all'aperitivo che ti dicono sì, di guardare il do, sì, che molta gente lo fa in modo forzato così. Cosa vuol dire questo? Quando magari uno fa CIRSA e guarda l'altra parte, non c'è interesse verso l'altra persona? Questa ci può essere, scusami, ci può essere una timidezza, di fondo, può esserci proprio una difficoltà relazionale. Ma anche di fronte alla persona che conosci, beh, come no? Guarda che guardare negli occhi può essere estremamente imbarazzante, perché lo puoi vivere come un'aggressività, per esempio. Ma quindi, o come uno smascheramento. È difficile, certe volte è difficile. Sì? Non è uno dei segnali, quello di cui noi ci occupiamo. Cioè, in pratica, tu guardi questa cosa, tu fai questo tipo di esperimento. Sì, sì, sì. Tu vedrai che oltre a girare la testa farà anche qualcos'altro, perché girare la testa coinvolge dei muscoli molto volontari, cioè fa questo. Però magari si scosta, va indietro piuttosto che batte il piede, eccetera. E da questi, perché tanto lo fa, sì, oltre a quello. La prova è, andate dove c'è silenzio, tipo le biblioteche, tu entri, quindi la persona è già in posizione che non può fare confusione, quindi non può. Tu entri, guardi negli occhi la persona, guarda in quel momento che succede, se la persona se tocca il naso piuttosto che va indietro addirittura, bellissimo è quello dei selfie. Avete visto quando le persone fanno i selfie, fanno così? Ma odioso. Ma no, lascia stare odioso, è vero, the duck face che fai con l'inglese, the duck face, che è, diciamo, il bacio analogico, cioè baci qualcosa che non c'è. Però il punto qual è? Guarda, tu vai nella biblioteca oppure nell'ufficio, la persona ti guarda, va giù e fa il labbrotto, vuol dire che tu, se vai a parlare, trovi le porte aperte alla comunicazione. È un segnale positivo. Sì? Sì. Ma avete mai... Guarda, andate in un negozio di vestiti. Mi sentite lo stesso anche senza microfono, giusto? Tanto te questo qui va bene uguale, vero? Un negozio di vestiti, ti provi qualcosa, ti guardi, fai... Lo vedi che... Lo riconoscete? Sì. Lo fate, e quel qualcosa vuol dire che è stato riconosciuto come bersaglio dalla tua parte emotiva, ma magari presenta un vincolo. Allora la commessa che conosce queste cose dice: signora, deve andare, esatto. Esattamente. Guarda che ho lasciato qua Barbara un attimo. No, che ti sto studiando? Ah, vedi, però ti sta studiando e abbassa la camicetta di un micron, era lì, è rimasta lì. Vuol dire, non gli va bene che sto studiando, ma non studiamo nessuno. E semplicemente ho fatto vedere questa cosa. Guarda Barbara, faccio vedere, dove stai andando? Cade in avanti, mordicchiamento, ma anche questi occhiali già, Tom, di mettere i tuoi quadrati, addirittura dalla scelta di quelli. Sono viola. No, vabbè, il colore. Guarda che cosa, non solo, provo a farne un altro di questi gesti, vediamo un po' che succede. Minore, non vedo, ma indietro, non so, questo non l'ho visto neanche io. Faccio questo, vediamo un po'. Sta controllando. No, guarda, dove sta andando? Avanti, guarda, tu puoi, anzi, ti dico di più, come ti chiami? Che ormai Massimo, come me, guarda, bel nome. In pratica, più la persona cerca di controllarsi, di irrigidirsi, eccetera, più diventa una sbarra e si muove, è il contrario. Anzi, lo suggeriamo, stai in controllo, ti stai dritto. Insomma, in pratica lo vedi, adesso bisogna valutare, eccolo, questo è il segnale maggioritario, quando le persone parlano, Barbara, avete visto questo? Barbara, insomma, che mi dici? Con lei devo utilizzare questo codice, non uso questo. Hai capito il gioco? E dietro questo c'è tutto un tipo di comportamento, ossia è un comportamento protettivo, accudente, soffocante di attenzioni. Sì, ho una domanda. Vai, grazie, intanto poi faccio. Ma hai visto che facevi fai yoga o qualcosa? No, perché stavi in modo strano, non so, fiore di loto così spontaneo. Anzi, due domande. Ci sarà anche un ritornato, immagino. No, ma sono veri. No, ma sono veri. Esatto.
Ma sono veri, eh? Prurito, cioè il prurito che cos'è? Un capillare si dilata, viene irrorato forte quella zona, tu fai un massaggio, torna il capillare, torna al lume normale, è andato. Ne avremo 700-800 al giorno, non ce ne rendiamo conti. Noi no, la cultura popolare se ne rende conto. Mia nonna parlava del grattacapo. Il grattacapo. Noi diciamo, l'idea ricorrente, ossessiva che hai, però fatelo, fatelo. Andate stasera dalla persona che sapete avere un problema col mutuo, per esempio. Avanti sul mutuo. Hai visto? Casa! Ah, per quello! Ce l'ho! L'ho collegato adesso. Guarda, gamba avanti. Hai capito? Hai fatto il link. Mutuo casa. Hai capito come lo agganciamo a lui? No, ma se io ti dicessi che tu hai già le chiavi in mano, volendo, se riesci... E lui ha le mani nei capelli, hai visto? Hai visto che... È il grattacapo! Cioè, sono tutti veri pruriti. Il punto è che chi ha i bimbi, quando entra all'improvviso in un posto, loro sono con la Nutella, sono cose che non dovevano fare, diventano tutti rossi, anche gli adulti, Sì. In pratica cosa succede? Succede che esplode questa dermografia, quindi vuol dire che uno stimolo dall'esterno ti provoca una risposta fisiologica. Ma figurati cos'è un prurito allora. È un attimo. Ma noi c'è un grosso studio sui pruriti, al naso, piuttosto addirittura ai polsi, alle mani, sul danaro, eccetera. Dimmi la seconda domanda, perché dopo la domanda è veramente, secondo me, importante. Risponde. Voi che conoscete tutti questi linguaggi, quindi sì, li applicate per ottenere delle risposte, immagino, positive da chi avete. Il consenso e l'assenso. Ok, perfetto. Amore, affetto, stima. La domanda è, ma voi, sì, voi, quando siete autentici, visto che... Sempre, no. Sempre. Sempre. Ma quando tu dici davvero quello che vuoi, senza curarti... Cioè, esiste mai un momento in cui dici quello che vuoi spontaneamente senza curarti della risposta altrui? Aspetta, però è come se ti facessi, è bellissima, cioè, ti dico subito, questa domanda ce la fanno spesso, però è come se ti dicessi, tu vai ad un esame universitario in pigiama, tanto dici, ti spiego anche perché, no, cerco di mettermi al meglio per quel momento, per ottenere il massimo da quel momento, poi dopo quando sono a casa sto in pigiama, sia chiaro, pane e salame. Però in quel momento, sai, quando hai a che fare col... perché così a freddo è facile, ma quando hai a che fare con problemi con il capo, quindi devi comunque ottenere, vuoi ottenere quelle mese di ferie, quella ferie in più che non ti danno. Vuoi che tuo figlio studi? Sì, ma quando sei in boxer la sera sul tuo divano con tua moglie. Ma no, ma lì, ma l'hai già... Ma no, ma certo. Quando la cosa ti aggancia in maniera profonda... Ascolta, se, voglio chiedere... Diventa voglio... naturale. Prego. Poi tu lo sa, aspetta, perché lei lo sa meglio di me, perché tu mi usi tutte queste parole in inglese. Aspetta, sentiamo, non sono preparatissimo, però Do you speak English? Però il punto è questo: non hai bisogno, vedi, sei istintivo, non hai bisogno di richiamarti dunque the cat is on the table, cioè non hai bisogno di perché lei vuole controllare ogni stato emotivo, ma non lo puoi fare. Io sono un capo, quello che ti voglio dire è che quando li fai, li eserciti, diventa talmente parte del tuo repertorio, come guidare la macchina, come l'inglese, eccetera, che è parte integrante. Ma poi che male c'è se vedo che una cosa, lui l'ha detto bene prima, ve ne accorgerete al prossimo compleanno, al prossimo Natale che avrete, lì c'è la botta forte. Lì c'è la botta forte. Tu gli fai il regalo, lui o lei lo aprono, bellissimo. E poi, per esempio, ti chiedo, secondo te cos'è la spontaneità? Esatto. Perché qui entriamo in aderenza a quello che sono io. Cioè... Ma tu come sei sempre la stessa? Quando hai acquisito un'abitudine, diventa spontaneo il gesto. Quando tu guidi la macchina e all'inizio guardi qua, dopo non più, e allora questa non è spontaneità, è una spontaneità che segui a una situazione che è diventata per te talmente normale che lo fai automaticamente, la chiami spontaneità, uguale a questo, è quando noi operiamo in questo modo, è spontaneità. Prego?
la propria identità è sempre quella, resta quella lì soltanto ho acquisito una capacità in più. È una spontaneità maggiore, è amare, perché quando sai che l'esigenza dell'altro è aspettarti per farlo amare ancora di più, cioè, capito? Sicuramente meno bellissimo. Gli dai quelle emozioni che sono, che lui vuole, invece il resto è mediato purtroppo dalla nostra esigenza, dalla parte imploriamo l'affetto. No, ma prima creiamo le condizioni affinché una persona ci ami, poi non stiamo lì a chiederglielo. Capito? Questo è il... tanto lo facciamo già spontaneamente, vuol dire, facciamo già spontaneamente. Tutto questo è appagare le esigenze dell'interlocutore. Tutto questo è appagare le esigenze dell'interlocutore. Ma poi nel momento in cui è fantastico, quando noi comunichiamo vogliamo ottenere qualcosa, quindi è semplicemente degli strumenti in più per ottenere. Questo è quanto. Stefano, dobbiamo chiamare Stefano. Ah, facciamo un minuto di pausa e poi riprendiamo, ragazzi. Sì. Un minuto solo di pausa, però.